Buonasera a tutti, siamo qui, sono Mattia per Barbaria The Scout e siamo qui con Carmelo Di Mauro ed oggi iniziamo a parlare di Jamboree e parliamo di Jamboree appunto con lui che è uno dei tre capi contingenti a Jersey. Sì, come ha detto Mattia, condivido l'esperienza con Chiara, Toscana e Don Andrea Lombardo del Jamboree del 2015 che si svolgerà in Giappone. Ebbene, iniziamo a parlare della tua esperienza scout, dei tuoi jamboree, quelli che hai fatto, degli eventi a cui hai partecipato. L'esperienza scout sarebbe, credo, poco utile all'intervista. Parliamo un po' di Jamboree. Ho preso parte al Jamboree del 1999 in Cile, un Jamboree importante per quel paese perché usciva fuori dalla dittatura militare che l'aveva travolto negli anni 70 e che aveva comunque e che ha lasciato il segno nel paese. Il Jamboree era ed è stato per loro il primo momento di riconoscimento di una democrazia che tornava a far tornare il Cile in un paese democratico e che quindi poteva in qualche modo affacciarsi al mondo e far vedere che c'era anche dell'altro. C'era un orgoglio forte, tale da mobilitare l'intero paese, spostare pullman di linea all'interno del Jamboree per spostare i ragazzi, ma anche mettere a disposizione a titolo gratuito frutta, la migliore frutta prodotta nel paese, perché chi tornasse da quel Jamboree potesse tornare con un bel ricordo di quel paese. Sicuramente è quello che io porto e che sentendo alcuni ragazzi che poi ho rincontrato portano ancora nella loro mente. L'altra esperienza è stata quella dell'Eurojam nel 2005, che ha preceduto il Jamboree del 2007, in cui facevo parte della staff che animava la tenda cattolica per la CIGS, l'associazione internazionale che riunisce gli scautismi cattolici, in cui il compito delle tende nell'area fede è quello là di presentare la proposta. E insieme ad altre fedi cristiane e non cristiane, accoglievamo i ragazzi con delle esperienze per presentare gli elementi essenziali della proposta, dove noi e i ragazzi abbiamo respirato un vero ecumenismo che non è, che non si ferma soltanto alle chiese vicine tra di loro come quelle cristiane, che è partito da diversi anni e che vede Assisi come luogo di protagonismo, ma anche tra religioni che in altri ambiti difficilmente colloquiano o che riescono ad avere un'occasione per confrontarsi. Bene. Spieghiamo a chi ci segue, che magari non tutti sanno cos'è il Jamboree. Il Jamboree è l'incontro degli scout di tutto il mondo, di tutti gli scout, intanto appartenenti a associazioni riconosciute da WASM, che è l'associazione maschile, perché il Jamboree prima di tutto è un evento di questa associazione. WAGS ha sempre deciso di promuovere lo scautismo, di utilizzare altri strumenti per far questo. Quindi vi partecipano tutte le associazioni che appartengono a WASM, che siano solo maschili o che siano miste, tipo la GESCI, ed è un'occasione perché ragazzi che provengono da paesi apparentemente molto diversi tra di loro riescono a scoprire che più delle differenze ci sono le cose che uniscono. Prima di tutto lo scautismo e prima di tutto la passione per lasciare questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. È stato questo un po' che spinse Baden-Powell nel 1920 a pensare a un evento che fosse una marmellata, un'unione, qualcosa che abbattesse le diversità e che in qualche modo riuscisse ad evitare quello che era successo con la prima guerra mondiale, la peggiore occasione in cui ragazzi, perché furono protagonisti loro di quella guerra, morissero in trincee per le idee di pochi o per dei valori che non erano i loro e non appartenevano. Il tempo purtroppo dimostrerà che non sarà proprio così, perché assisteremo a una guerra anche peggiore, dove abbiamo una dittatura, tutta una serie di cose che porteranno
il mondo a schierarsi di nuovo, però il fascino del Jamboree, nonostante questo, non venne meno e non viene meno, perché è l'occasione per i ragazzi che hanno modo di incontrarsi, di capire realmente che c'è qualcosa che li unisce e che volendo, trovando gli elementi di forza, non sono le diversità che ci devono allontanare, ma sono le cose che ci accomunano, che ci devono dare l'occasione per essere sempre più vicini e coesi tra di noi. Bene, continuiamo parlando del Jamboree 2015, Giappone, prossima estate, si avvicina i temi magari, le scelte del posto anche, dell'isola. Jamboree 2015, Giappone, Yamaguchi, o meglio la prefettura di Yamaguchi, sud del Giappone, quasi 900 km da Tokyo, è una scelta probabilmente dovuta al fatto che quel luogo era già stato individuato dal governo giapponese per svolgere nel 2001 il loro Expo nazionale. Quindi un'area già ben attrezzata con delle importanti infrastrutture, compreso un palazzetto dello sport che ha al suo interno un campo da baseball regolamentare. E al tempo stesso offrisse dei luoghi dove campeggiare, dove fosse possibile ospitare quello che di fatto è un Jamboree, perché un Jamboree ha più bisogno di una grande radura piuttosto che grandi infrastrutture, anche se quelle se ci sono aiutano un poco. Come abbiamo visto a Serra Storia quest'estate. Sì, senza dubbio rispetto per esempio a San Rossore, le strutture già presenti sono molto più importanti, nel senso che mentre San Rossore è un parco nazionale con una tutela di un certo tipo, qui stiamo parlando di un'isola artificiale costruita per eventi. Quindi dotata di una serie di infrastrutture che prevedono lo svolgimento di grandi eventi, mentre San Rossore è stato strappato a un normale utilizzo di tutela faunistica, qui parliamo di un luogo che nasce per la sua caratteristica come luogo dove accogliere grosse quantità di eventi, tanto che basta andare a cercare su internet il posto e riconoscendo l'isolotto si vede una prima cosa, un parcheggio enorme, cioè in grado di accogliere una grossissima quantità di visitatori e di offrire delle infrastrutture per parcheggiare le auto per raggiungere facilmente il luogo, non troppo distante dalle stazioni Shinkansen o dalle autostrade giapponesi, quindi facilmente raggiungibile, anche se dall'Europa non lo sarà, tanto che noi probabilmente voleremo su Osaka, dove sono la maggior parte dei voli che arrivano dall'Europa per arrivare come contingente, perché è uno degli entry point garantito dai giapponesi. I temi del Jamboree sono racchiusi nell'Uwa, che sono due ideogrammi che in qualche modo per il giapponese medio, o meglio per il giapponese, rappresentano il Giappone. Sono in qualche modo la loro cultura. Dei significati che gli ideogrammi possono avere, perché un ideogramma non ha un unico significato, non è una, come una nostra parola, ha molte sfaccettature, e loro hanno colto tre che interessava particolarmente coltivare: l'innovazione, e l'innovazione senza dubbio, se uno pensa al Giappone pensa all'innovazione, l'armonia, che è l'altro aspetto che il Giappone in qualche modo mette in campo, perché sa innovare tradizione con quella che è l'innovazione, e l'altra è l'energia, ma l'energia vista non dal punto di vista di produzione energetica, ma la capacità di persone messe insieme di essere in qualche modo una forza. E il Jamboree giapponese ha un cliché da Jamboree, nel senso che le attività prevedranno sempre il villaggio globale, l'attività scientifica, l'attività libera come l'attività fede, l'attività in acqua che è prevista in altri posti, ma al tempo stesso ne è caratterizzato da alcune, che è presente anche da altri posti, proprio per la peculiarità particolare del paese,
saranno sicuramente particolari come la natura, perché la scoperta della natura sarà un ambito e un luogo dove andare a esplorare particolarmente interessante. L'approccio con la cultura giapponese, quindi il vivere la cultura giapponese, è un elemento trasversale e fondamentale, è il legame alla pace. Ricordiamoci che il 6 agosto del 2015 è un importante anniversario della bomba su Hiroshima e 3 giorni dopo, il 9 agosto, dell'altra bomba a Nagasaki. Infatti, se non ricordo male, il 6 agosto ci sarà un evento di Jamboree su Hiroshima. Sì, il 6 agosto l'organizzazione giapponese ha previsto un evento per commemorare questo tragico evento, per ricordarci che non succeda mai più, e saranno presenti un delegato per ogni paese presente al Jamboree, alla cerimonia che si svolgerà a Hiroshima o a Nagasaki, perché sono in contemporanea, oltre a essere comunque commemorato da tutti nel luogo del Jamboree. Il modulo però di pace che loro hanno integrato all'interno del programma del Jamboree prevede comunque la visita a Hiroshima o a Nagasaki per tutti quanti, non per far turismo della distruzione, ma per capire quanto tragica è la guerra e quanto tragico è il ricorrere a certi mezzi che distruggono in maniera infame, perché distruggono di tutto, cioè lasciano soltanto distruzione e dolore senza guardare in faccia nessuno e tutto quanto. Forse è veramente uno dei momenti più tragici che ci sono stati, quello della bomba di Hiroshima. Bene, andiamo avanti con le domande. Quello che ti volevo chiedere è: cosa fa realmente il capo del contingente, i capi del contingente? Che ruolo hanno all'interno del contingente italiano e nel contingente adesso nello specifico? Allora, nel contingente italiano noi siamo parte di quella che viene chiamata la direzione federale, che prevede la presenza del capo contingente del CINJEI e del suo vice, che prevede la presenza del capo contingente AGESCI e dell'assistente AGESCI, e poi di due persone che rappresentano per intero la Federazione Italiana dello Scautismo, che sono il capo contingente federale, che è la persona che viene riconosciuta da WOSM, perché noi, essendo una federazione, WOSM non vede le singole associazioni, ma vede la nostra federazione, e il tesoriere nazionale. Questa struttura coordina tutta l'avventura del Jamboree a livello federale, per quello che riguarda il livello federale, e a livello associativo per quanto riguarda l'associazione. Cosa fa il capo contingente? La prima cosa, si cerca tante persone che gli danno una mano, perché da fare ce n'è tanto. Noi quest'anno siamo in 22, che sembriamo tanti, ma siamo anche pochi per quello che c'è da fare, perché bisogna prima di tutto garantire che l'esperienza di questi quasi 800 persone che andranno in Giappone possa essere la più positiva possibile, che possano viverla al meglio dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista di quello che è la logistica, dal punto di vista del supporto in quella che sarà una cosa che caratterizzerà questo Jamboree come l'Home Hospitality, e dal punto di vista di garantire anche un percorso di preparazione a questo evento, come l'individuazione dei capi reparto, la loro selezione, l'individuazione del programma, lo stimolo a tutti quanti gli eventi in preparazione al Jamboree, che sono i campetti che coinvolgeranno tutti quanti i ragazzi, che sono partiti lo scorso weekend col primo campetto che ha fatto il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e il Sud Tirol, e che partiranno in maniera molto ampia il weekend di novembre, dove sono previsti la maggior parte dei campetti d'incontro. Quindi principalmente è un coordinamento sia con le risorse italiane, ma sia anche con le risorse giapponesi, per garantire l'evento.
Prepararsi per il jamboree, detto con i campetti. I campetti quanti saranno intanto? Abbiamo chiesto che i campetti per gli esploratori e le guide siano 2 o 3, più un campetto di verifica post jamboree. Crediamo fortemente che il jamboree non debba essere l'evento del singolo che partecipa, ma è un evento dell'associazione, quindi ci devono essere delle forti occasioni per una ricaduta. Il 25 e il 26 ottobre ci vedremo con gli incaricati regionali di Branca G, con cui cercheremo di costruire un cammino perché queste persone siano protagoniste nelle zone e nelle regioni, proprio perché degli ambasciatori dell'associazione e non dei singoli mandati là, ma delle persone che rappresentano degli altri e come persone che rappresentano gli altri, chiamati a riportare l'esperienza e raccontare quello che è successo. I campetti sono l'occasione perché si crei la giusta squadra, nel senso sono 40 persone, 4 capi e 36 ragazzi per quanto riguarda l'esploratore e le guide, che si incontreranno probabilmente per la prima volta e che vivranno un'esperienza molto forte in cui però bisogna conoscersi, apprezzare le difficoltà, fare la prima esperienza di Jamboree, cioè riconoscere negli altri le differenze, ma riconoscere principalmente negli altri di essere portatori di grandi elementi di positività. Al tempo stesso, a fianco di loro, da qualche anno ci sono i clan di formazione che sono gli International Service Team, che anziché essere, come succedeva qualche anno fa, delle persone singole che partecipano, da qualche anno le abbiamo riunite in clan di formazione, quindi anche loro vivranno un momento un po' più soft perché vedrà 2 momenti, uno dei campetti e uno poi in maggio federale, scusa federale, uno sicuramente a Gesci in cui incontrare tutti gli East, per anche loro costruire la giusta comunità, per formarsi al ruolo, capire che cosa significa vivere il Jamboree in stile di servizio. E quindi prepararsi anche a questo evento internazionale, perché ci saranno molti, come per esempio tu, che hai già partecipato a un Jamboree, ma ci saranno persone che non hanno vissuto degli eventi internazionali e che affacciarsi a un'esperienza del genere necessita anche la giusta preparazione per non trovarsi spiazzati davanti alla proposta, cioè rischiare di non farsi prendere dal panico e stare tra italiani quando hai la possibilità di stare col mondo, perché questo è il rischio del Jamboree, la paura dell'aprirmi. Ecco, questo potrebbe essere, anche se non me l'hai chiesto, Una paura. la più brutta cosa che potrebbe accadere tornando dal Jamboree, di aver avuto l'occasione di stare col mondo e di aver soltanto fatto qualcosa con il mio reparto. Noi l'abbiamo accennato, lo diremmo in maniera categorica, che non vogliamo che i reparti facciano il fuoco di bivacco insieme la sera, ma sarebbe bello che le squadriglie andassero in vari reparti e facessero i 4 fuochi di reparto diversi, cioè che ci Fatti fosse di altri realmente insieme questo ai aprirsi agli campi. altri, certo, perché se no un campo nazionale è più rispondente a quello che serve che non stare a un Hai parlato di International Service Team, perché in effetti il Jamboree è un campo per esploratori e guide. Jamboree. Il Jamboree, come da WASM, è un campo per ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni non compiuti. Noi come AGESCI abbiamo fatto una scelta, visto che comunque quella scelta lì dei 14-18 va a ricadere sulle diverse tipologie di branche G che esistono nel mondo, in cui i termini di ingresso e di uscita sono molto vari, e questo è il compromesso che un po' ha fatto contenti tutti. Ma visto che il target, l'obiettivo del Jamboree è proprio la branca esploratori, abbiamo pensato di indirizzarlo alla branca esploratori per quanto riguarda il reparto. La risposta come iscrizioni al Jamboree è stata inaspettata. Noi pensavamo di avere difficoltà di arrivare ai 16 reparti, forse un po' troppo pessimisti perché spaventati dalla distanza. Stiamo parlando che realmente andremo dall'altra parte del mondo. Pensare a tante famiglie disposte a mandare ragazzi da un paese così lontano, anche culturalmente lontano, ci preoccupava un poco. Ci siamo resi conto già a metà del percorso che i nostri dubbi erano mal riposti, perché andando a paragonare
le iscrizioni che arrivavano rispetto agli altri anni erano ben al di sopra delle aspettative. Qualcuno si chiederà perché abbiamo prorogato, perché c'è stata una proroga, che non è stata perché eravamo sotto, ma sinceramente dovuta al fatto che volevamo informare tutti, e siccome ritenevamo importante utilizzare forum RS per informare tutti quanti rover ascolte, della possibilità di fare servizio almeno per i Gli uomini diciottenni, sandwich e esatto, uomini sandwich, gente strana a questi forum, che un po' raccontava un altro modo di fare servizio in un evento internazionale e di poter informare tutti, che qualcuno non potesse. Lì eravamo ben oltre tutti quanti i numeri, sarebbe stato forse più comodo chiudere per noi in maniera anticipata e giusta, che fa riporre false speranze a qualcuno, però abbiamo potuto realmente informare tutti e a dare a tutti una possibilità di esserci. C'erano dei criteri, sono stati in qualche modo, sono stati sicuramente ben rispettati dalle regioni che hanno condotto la non facile selezione, perché sui 700 circa posti in generale, su tutte quante, 700 e passa, perché il 140. perfetto, vedo che tu sei ben documentato. Abbiamo raccolto quasi 1700 domande, quindi ben più del doppio delle domande che ci si poteva aspettare. Sicuramente il grosso delle domande è arrivato dall'Italia Esploratore Guide, che era quella che più ci preoccupava. È arrivato comunque un cospicuo numero di domande anche per rover ascolte, e anche da parte di capi, il che ha messo in difficoltà anche le regioni che hanno dovuto in qualche modo scegliere. I criteri noi li avevamo fissati a prescindere, che tenessero conto principalmente di una diffusione territoriale, di garantire a tutti i gruppi presenti in un territorio di poter essere agevoli, cioè di non dare priorità ad altre cose, che intanto ad una buona priorità territoriale di persone che fossero rappresentative per il Jamboree e che rispondessero innanzitutto a una serie di requisiti, di essere dei bei esploratori, delle belle guide, che potessero rappresentare con orgoglio di essere gli scout della Gesci. Bene, siamo alla fine, allora volevo chiederti tu cosa ti aspetti da questo Jamboree, dagli esploratori delle guide, dai rover delle scorte che partiranno, come potrà influire il Jamboree sui loro caratteri, sulla loro apertura mentale. No, noi abbiamo parlato di Jamboree, di tema del Jamboree dell'organizzazione giapponese, non abbiamo parlato del tema che noi come federazione abbiamo messo in campo. Il tema che abbiamo messo in campo è il tema del racconto. Per cui io credo che mi aspetto, come ci aspettiamo tutti noi della direzione federale, che i ragazzi prima di tutto sappiano raccontare una storia, sappiano raccontare chi sono, da dove provengono, che l'Italia non è soltanto stereotipi, mandolino, pizza e mafia, piuttosto che gondola, ma che c'è dell'altro, anche in un momento di grossa crisi come quella che stiamo attraversando adesso, che sappia in qualche modo portare il meglio dell'essere italiani. Ma il racconto è un tema a due vie. Io non posso raccontare e non ascoltare il racconto degli altri. Probabilmente è importante andare con un racconto perché io, che non ho nulla da raccontare, non ho un'identità. E se la mia identità è forte e anche capace di apprezzare altre belle identità, altre belle cose da sentire, per tornare carico di tanti altri racconti, partire con un racconto e tornare con 100, tornare a capire che questo mondo non ha veri confini, i confini sono nella nostra testa, e se noi sappiamo superare i confini che ci mettiamo in testa, sappiamo superare tutta una serie di difficoltà che ci fanno paura, che rendono il diverso una persona da evitare. Forse questo è quello che ci aspettiamo, che questa avvenga, che avvenga, questa capacità di raccontare, che tornando gruppi, zone, regioni lasciano il giusto spazio per questo racconto, che non sia qualcosa
che vive solo all'interno del cuore di una persona, ma che possa essere in grado di accendere i cuori di tante altre persone. Io mi aspetto che il cibo non sarà come quello di Serra Rossore. Il cibo non sarà come quello di Serra Rossore? Probabilmente no, perché la cultura è ben diversa. A livello qualitativo, diciamo, allora. A livello qualitativo stiamo parlando comunque sempre di grossi eventi. Il cibo sarà differente per la tipologia di partecipanti. Gli esploratori e guide avranno una cambusa che prevede la distribuzione di alcuni alimenti e di un libro di cucina in cui è consigliato cosa fare con quegli alimenti, però nulla vieta che anziché fare un piatto tipico giapponese lo riutilizzi, lo rimescoli o lo rielabori per fare dell'altro. La pasta non la troveranno tra gli alimenti, ma come in tutti gli altri jambori ci adopereremo per farne avere, sarà sicuramente utile per la giornata culturale in cui si promuove la cultura anche attraverso il cibo. E quello che avranno tanto è il riso, questo qua lo sappiamo già, avranno tanto riso, il riso credo che anche noi italiani lo mangiamo, non è un grosso problema. Probabilmente ci dovremmo abituare un po' meno a pasta, molto meno sicuramente al pane, però non mancherà né la carne né il pesce. Per quanto ovviamente rispettosi poi di tutte le alimentazioni particolari dettate o per scelte etiche o per scelte varie o per problemi alimentari, quindi celiaci o vegetariani piuttosto che vegani avranno il loro menu particolare. Diverso per quanto riguarda gli IST, perché mangeranno alla mensa e quindi sarà il cibo che si dovrebbe trovare in una grossa mensa, sarà cibo comunque caldo. E per entrambi però le tipologie d'età è previsto colazione e cena cucinata, mentre il pranzo è un packet lunch che viene dato con la colazione agli esploratori del guide e agli AST durante la colazione vi diranno il loro pacco per fare il pranzo, perché non molti potrebbero non essere nell'area del Jamboree o nelle vicinanze della mensa. Sarà anche l'occasione però per scoprire le cucine degli altri paesi, perché come in tutti gli altri Jamboree ci saranno le food house, cioè le tende organizzate dalle varie associazioni internazionali che presentano il cibo dei vari paesi. Sicuramente non è il posto dove scappare perché non riesco a mangiare da altre parti, ma sarà l'occasione per conoscere anche attraverso il cibo altri paesi che si conoscono o si sconoscono del tutto. Ultima domanda, prima abbiamo parlato di incontri dei reparti che già sono iniziati la settimana scorsa, ma c'è stato già un primo incontro dei rover delle scolte a San Rossore. Allora, come è andato quell'incontro? Allora, mi piace sottolineare il fatto che non era un incontro ufficiale, ma era un piacere che ci è venuto a me, Chiara e Don Andrea, che eravamo presenti a San Rossore, di dire perché se c'è la possibilità non dire a chi è presente a San Rossore di vederci in faccia. Perché siamo già in anticipo, perché bastava fare una piccola verifica che abbiamo fatto fare in segreteria, che qualcuno non ci sarebbe stato. Sapevamo anche, e potevamo anche ben capirlo, che qualunque fosse stato il momento a San Rossore in cui collocavamo l'incontro, qualcuno poteva non esserci perché coinvolto col proprio clan, per attività particolari, o perché dall'altra parte del campo, o perché non gli andava di muoversi, per diverse ragioni, o perché coinvolto in qualche maniera. Quindi è stata più un'occasione di dire ok, siamo qui, non lasciamo soltanto l'informazione allo stand, quelli che ci siamo, quelli che siamo presenti, eravamo anche presenti diversi della staff a Gesci, è stata un'occasione per far vedere le facce e per iniziarsi ad incontrare. La prima vera occasione che avranno saranno i campetti che partiranno a breve come rover scolto. Tanto che anche lì, per esempio, non abbiamo dato, tranne lo squillino che abbiamo voluto fare un po' per dirci siamo anche noi,
ma il fazzolettone federale verrà consegnato ai campetti, come è giusto che sia, perché quello è il primo evento vero che inizia per la preparazione a Jamboree. Noi siamo qui, anche lì. La concomitanza degli eventi. Sì, però Non volute, cioè, è un po' no, una coincidenza. no, è una coincidenza. E l'altra cosa bella è che abbiamo fatto in modo di garantire che ogni campetto avesse qualcuno dello staff Ageshi presente, perché ci piace questa vicinanza che non è un controllare, è un raccontare che stiamo lavorando, che c'è qualcosa, sciogliere qualche dubbio che c'è. Dire che tutti insieme stavamo lavorando per un unico ideale, che è questo di raccontare l'Italia in Giappone. Incontro associativo allora a maggio. Incontro associativo a maggio, a breve comunque partiranno le informazioni, che sono però già state date ai capi, quindi avrete conferma ai capi, è giusto che ve le diano loro, quindi non anticipiamo nulla. E poi dalla terza settimana di luglio, preparare il bagaglio che si parte per il Giappone, con una possibilità di una visita della prefettura di Kyoto per quanto riguarda gli IST, che non saranno in famiglia, ma è un'occasione perché non stiano solo al Jamboree, ma capiscano La cos'è cultura. la cultura anche visitando Kyoto o le città vicine lì nella prefettura. E con invece gli EG che vivranno, no, ospitare in famiglia. Perché è prevista per loro dall'organizzazione giapponese. Bene, grazie a Carmelo, continuate a seguirci perché il Jamboree è ancora la prossima estate e ci saranno altre occasioni di altre interviste, non solo con Carmelo, ma anche con altri capi o persone che hanno già partecipato a qualche Jamboree. Grazie.